Amici di Mirado di Rado, bentornati. Clima natalizio, 8 dicembre, buon 8 dicembre a tutti. Luigi con il cappellino, chiaramente natalizio, e una piccola decorazione messa qui, discreto. Non voglio fare, non è il caso, no, di fare gli alberi di Natale in bagno. Però è di là, piccolino, perché la sobrietà è una buona via. Una buona filosofia di vita per me, perlomeno. E oggi riutilizzo il rasoio che vi ho dedicato in questi giorni, cioè il Rocca Betulla, dedicato in questi giorni nel senso il cui acquisto è stato dedicato a voi e al Black Friday che abbiamo condiviso insieme. Lo armo e voglio fare un esperimento. Lamette che ho sempre utilizzato all'interno del proprio rasoio, la Mercur, al contrario, eccola qui, la Mercur la voglio mettere nel Rocca e vediamo come si comporta. Ok, la crescita domenica, lunedì, martedì, mercoledì è di 4 giorni perché la barba l'ho fatta sabato, oggi è giovedì. Olè. Eccoci qua. E dopo un bel po' di rasatura quotidiana, non radermi il giorno successivo mi è sembrato un po' strano. Così, campione di Ariane Evans Monte Carlo, che dovrebbe riprendere Sauvage di Dior, pochi non lo ricorda, ma mazza sei indurito. Ok, ne prendo una bella dose, speriamo bene. Io con i campioncini ho sempre un problema, perché non riesco mai a gestirli in maniera opportuna. Ne prendo ancora. Il problema con i campioncini è che io, non avendo mai la misura di quanto ne metto all'interno del pennello, non so mai se è troppo, se è poco, boh. Ci capisco niente. Quindi poi butto in ciotola e cerco di ricostruire un po' l'ambiente che si verificherebbe se io avessi il prodotto nella sua confezione originale. Il profumo è buono, sì, lontanamente, insomma, un po' di Dior ce lo trovo. Simpson Trafalgar T3. Speriamo di non fare schiumoni. Problema con i sintetici, con saponi sconosciuti. Ariane Evans io non ho mai utilizzato. Forse una volta ho utilizzato un altro campioncino, non mi ricordo sinceramente. Ma sembra che il prelievo sia venuto abbastanza cremoso e non troppo liquido, perlomeno mi sembra così dal ciuffo. Dopo una settimana di cavallo di riva, mi sembra un tronco questo. Il Trafalgar mi sembra un tronco.
Poi la prima volta che provai quel riva lì, cavallo, misto cavallo, e venivo da praticamente utilizzi intensivi di sintetico e quindi lo ritenevo troppo morbido, è chiaro. Cioè, ora sto facendo fatica con le mani, incredibile. Tant'è vero che mi è venuto da inserire le dita nel ciuffo, ma anche no. La meccanica del sapone mi piace. Mi sono inzaccherato ovunque. Qui c'è il pennello che sta cercando di tuffarsi nel lavandino. Lo devo incastrare perché, come tutti i lavandini, sono un po' in discesa, no? Quindi l'acqua poi deve andare verso il centro. Sotto c'è un po' di sapone, quindi sto tentando di scivolare via via verso il centro del lavandino. Io ci butterò sempre un occhio e vedremo un po'. Mule, Rocca, Betulla, con dentro una Mercur, Banus. Con la barba più lunga e Rocca Sintasa. Eccolo qui. Devo fare passaggio e sciacquo, passaggio e sciacquo. E vabbè. Signor sì, così funziona meglio. Poi dovrò pareggiare un po' le basette, mi sa, perché non è che siano proprio precise.
Vediamo un po'. Ok. Quando la barba è più lunga, io la taglio molto meglio. C'è poco da fare. Ok. Primo giro andato, andiamo col secondo. Questi Ariane Levans buoni, mi piacciono la fragranza di Sauvage, anche basta, tutti ce l'hanno ormai, però mi piace la meccanica.
Qualche ritocchino c'è da fare, ma poca roba. Io faccio la mia solita passata, solita, non la faccio sempre, però in certi casi ci ho passato un po' in generale. E poi qualche ritocco. Qui sotto alla fine si è svegliato il red point. Ok, allora è chiaro come il sole, limpido come il cielo, che per quanto mi riguarda, se ho la barba più lunga, me la taglio più agilmente e con relax, quindi anche con il rock che conosco relativamente poco rispetto agli altri rasoi che ho utilizzato già in passato, perché è l'ultimo arrivato e nonostante io l'abbia già provato grazie a Michele qualche mese fa, ma comunque non è che fa parte del mio quotidiano. Qui sotto si è aperto un red point che non avevo sentito, perché non si sente niente quando passa la rocca, non si sente nulla, però il resto del viso totalmente intonso, quindi insomma sono portato a pensare veramente che sia, per quanto mi riguarda, un rasoio da utilizzare quando la barba è un pochino più lunga. E riprendendo la routine magari di rasatura ogni 3 giorni e mezzo, e, insomma, ci può stare, ci può stare. Io oggi ho 5 giorni di crescita, non mi ricordo se prima ho detto 4 o 5, qualsiasi cosa io abbia detto metteteci una riga sopra, sono 5 giorni di barba. Ed è venuta benissimo. La Mercur è come mettere il silenziatore sulla volata di una arma da poligono. Ok? Io sparo a poligono, sento il suono ovattato, ma il bersaglio lo colpisco allo stesso modo. Perché? Perché sì, perché la Mercur è quella lametta che passa, lavora, la senti e non la senti, hai il feeling sì dato dal rasoio che te la propone la lametta, però poi in sé la Mercur passa, lavora e non stressa, quindi è una delle mie lamette preferite in assoluto, se non la preferita. Può essere che stia anche passando di livello. Sarò curioso di utilizzarla di nuovo, perché utilizzata in rasatura quotidiana va bene, ma su una barba di 5 giorni si sarà rovinata oppure non lo saprò finché non la proverò di nuovo.
e la troverò di nuovo insieme a voi sabato, dopodomani, quindi, perché il nostro consueto appuntamento della cultura del sabato non può mancare. Nonostante ci siamo visti oggi, ma che significa? Oggi è festa, quindi c'è l'eccezione. E poi sto a casa, sto in ferie, quindi mi rado in tranquillità. Mi devo spicciare perché devo portare sotto Momoko. Quindi farò poche chiacchiere. Quindi Rocca, ok. Chiaramente Rocca, vabbè. Rocca rimarrà saldamente piantato nella scuderia di Mirado di Rado. Simpson Trafalgar T3. L'impressione è quella che sia un tronco d'albero dopo averlo utilizzato. Dopo aver utilizzato tassi, cavalli, quindi la mia sensibilità è resettata sui pennelli morbidi. Ora questo mi sembra un tronco, il Trafalgar T3 non è un tronco, è un pennello tranquillissimo come tutti i sintetici, però vedete quanto è relativo il nostro modo di fare in base all'esperienza pregressa, quindi ci sta, insomma. Bene, mi è piaciuta questa rasatura. Arena Evans, ottimo montaggio, ottimo prodotto, veramente ottimo. Non sento la necessità di acquistarlo, tuttavia, perché ho già dei prodotti ottimi al pari di Arena Evans, per cui va bene così. A prescindere dalla promozione che mi abbia un po' anche stancato, perché eppure io utilizzo quotidianamente Sauvage di Dior, però anche poi in viso basta, anche meno, anche meno. Concludo la rasatura con Officina Artigiana Milano, prima serie, questo è l'aftershave firmato da Mauro Di Lernia e Luca Di Naro, bottiglietta regalatami per il compleanno dalla mia amica Erika. L'ho agitato anche se non serve, vabbè, sti grandi cavoli, va bene così. Profumazione che sbatte completamente contro quella di Dior. Però non ci sta male. Bruciore zero. E non ho passato al lume di Rocca. Non l'ho passato. Bruciore zero. Quindi, questa benedetta Mercure, così buona quanto costosa. Ma ci sono anche, ogni tanto si trovano delle offerte, si trovano negozi che magari ce l'hanno e devono liberare spazio, quindi, anche se dir la verità, io l'ho trovata più a buon mercato nel negozio fisico da Mauro Durante anziché online, quindi, anche se mi hanno dato degli amici in privato delle buone dritte, quindi adesso vedremo, insomma, perché è una delle mie lavette preferite, quindi non averne una gran scorta sarebbe un delitto, soprattutto a quei prezzi che mi hanno girato gli amici in privato. Si parla di metà prezzo rispetto ad Amazon, quindi, insomma. Allora, noi ci rivediamo sabato per il nostro consueto appuntamento dalle 14:30. Io vi auguro di nuovo una buona festa dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata, buoni addobbi in casa, buona atmosfera per tutti. Detto ciò, io rinnovo i miei auguri per la giornata di festa, buone ferie, perché buon ponte per chi fa il ponte, come me, sono fortunatissimo da questo punto di vista. A sabato di nuovo, ciao da Manuel e da Mirado di Rado.